Giorgio, per chi si interessa minimamente di Palestina, non ha bisogno di grandi presentazioni o grandi discorsi, è appunto una firma del manifesto da non so quanti anni, 20. da 20 anni, è stato ideatore, fondatore di Nena News, che è un'agenzia di notizie Dal Medio sul Oriente. Vicino Oriente, sì. Viene aggiornata quotidianamente. Il libro è sostanzialmente una raccolta di articoli di Michele di tutti gli anni Negli ultimi 12 anni. degli ultimi 12 anni, e affronta ovviamente come i suoi articoli le varie sfaccettature del conflitto israelo-palestinese. La prefazione di Tommaso Di Francesco, anche lui una firma del manifesto. Leggevo l'altro giorno proprio su Nena News, poi se qualcuno fosse interessato, diamo anche la possibilità di poter avere la newsletter nella mail, che è molto utile. Un articolo che parlava dei 20 anni dagli accordi di Oslo, che erano del 93, firmati tra Rabin e Arafat sotto a Campidoglio con Clinton. Che tipo di sbocco a breve pensi che possa avvenire? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie a Tiziano per questa introduzione, ma naturalmente anche a chi ci ospita, la libreria. È una bella domanda, sono 20 anni dalla firma degli accordi di Oslo, tu dicevi appunto hanno lasciato in eredità questa divisione territoriale che io non so quanti di voi abbiano dimestichezza anche con la cartina dei territori occupati, che sarebbe utile mostrare per capire bene le cose. E io direi però che tra le tante pesanti eredità lasciate dagli accordi di Oslo firmati 20 anni fa c'è sicuramente l'autorità nazionale palestinese. Io credo che l'ostacolo principale che oggi c'è, o uno degli ostacoli principali che c'è alla realizzazione delle aspirazioni palestinesi, accanto a questa gravissima spaccatura interna, divisione che c'è tra la Cisgiordania e Gaza, tra Hamas e Fatah, che evidentemente sono forze che puntano solo al mantenimento del loro potere e non gli interessi generali del popolo palestinese, sicuramente questa amministrazione palestinese è un grave ostacolo. Faccio un riferimento brevissimo al libro e al suo titolo, non per parlare del libro, perché in realtà questa è un'occasione per parlare soprattutto di Medio Oriente, di Israele, di Palestina e della condizione dei palestinesi, perché proprio per rispondere alla tua domanda, il titolo ovviamente non è casuale. Io credo proprio che il fallimento degli accordi di Oslo, che è segnato a una data particolare, che è quella del luglio del 2000, è l'elemento centrale per capire il baratro in cui oggi, 13 anni dopo, sono i palestinesi. Perché quegli accordi firmati 20 anni fa, che avevano suscitato grandi speranze, non furono Premi immediatamente Nobel. premi Nobel, ovviamente, premi Nobel che sono stati consegnati anche in quell'occasione molto frettolosamente, come a Barack Obama, in tempi più recenti. Però dicevo appunto quegli accordi che erano apparsi subito, che dovevano apparire subito come un grave ostacolo, un handicap per la realizzazione di una soluzione giusta fondata sulla legalità internazionale della questione palestinese, del conflitto israelo-palestinese, invece vennero interpretati come questa opportunità storica per le due parti di raggiungere una soluzione di pace concreta, definitiva. E nel luglio del 2000 c'è il fallimento dei colloqui finali, perché gli accordi prevedevano, dopo la firma di una dichiarazione di principi nel settembre del 1993, la creazione di un'autorità nazionale palestinese. Quindi diciamo una istituzione amministrativa per i territori palestinesi, non tutti, quelli diciamo sotto l'autorità, poi spiegheremo meglio questo, di Arafat a quel tempo, di Yasser Arafat, prevedevano anche una serie di passaggi,
quindi un ritiro graduale di Israele da varie città, cosa che poi è avvenuto, e la conclusione di questi negoziati nel 1999 con un accordo definitivo tra le due parti. E invece già nel 99 le cose non andarono per il verso giusto, ma non erano andate per il verso giusto per tutti gli anni precedenti. Parigi, ma no? Ecco, alla fine Bill Clinton, che voleva concludere il suo secondo mandato con un colpo da maestro, decise di obbligare Yasser Arafat a firmare un accordo con l'allora primo ministro di Israele Ehud Barak. E non lo so, qui ci sono persone, fortunatamente persone giovani, ma ahimè anche persone della mia generazione un po' più grandi, che forse si ricorderanno queste immagini di Clinton e Barack che spingevano dentro questa casa lì, insomma abitazione lì di Camp David, Arafat, per tutti ridevano, sorridevano, sembrava uno scherzo, invece quello era proprio il simbolo il paradosso di quella situazione, dove si voleva obbligare Arafat a firmare un accordo definitivo che prevedeva innanzitutto la rinuncia dei profughi palestinesi al ritorno della loro terra, ritorno che tra l'altro è sancito da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che hanno firmato anche gli Stati Uniti, la risoluzione 194. Si voleva che Arafat firmasse un accordo di rinuncia sostanzialmente anche alla sovranità su Gerusalemme Est, che è il settore arabo-palestinese della città, e tutta un'altra serie di dispositivi di sicurezza, arrangiamenti vari sul terreno che sostanzialmente assegnavano a Israele il controllo di porzioni ampie della Cisgiordania e anche delle risorse naturali, dove c'è riferimento prima all'acqua, e quello è uno dei problemi centrali di quella questione, il controllo dell'acqua. Già adesso Israele, anzi dal 1967 in poi, io l'ho ricordato in queste sere, che il primo provvedimento adottato dalle autorità militari israeliane dopo l'occupazione nel 67, dopo la guerra dei sei giorni, è stato quello di mettere le risorse idriche palestinesi sotto il controllo della Mekorot, che è la società israeliana che gestisce l'acqua, e l'80% dell'acqua della Cisgiordania, perché a Gaza non ce n'è, finisce in Israele. E parentesi per Gaza, le Nazioni Unite hanno, con rapporti pubblicati di recente, denunciano che nel 2016, quindi tra 3 anni, l'acqua di Gaza non basterà più, e nel 2020 non sarà proprio più bevibile. Già adesso non lo è, però in quell'anno pratica la composizione dell'acqua sarà non adatta al consumo umano. Chiudiamo parentesi su Gaza. Però tornando agli accordi di Oslo, al baratro, eccetera, questi accordi suddivisero i territori palestinesi in quello che diceva prima Tiziano, in zone A, B e C. La zona A, che ancora oggi, cioè noi sono passati 13 anni da quel fallimento, ma siamo ancora in quella situazione, la zona A prevedeva, diciamo, un controllo palestinese sulle principali città della Cisgiordania, quelle che sono densamente popolate, dove c'è la maggiore concentrazione di popolazione palestinese. Una zona B intermedia, con un'amministrazione civile palestinese ed un controllo di sicurezza di Israele, un po', diciamo, quelle aree che sono tra città e città, tra località e località, e infine una zona C che sarebbe rimasta sotto il controllo esclusivo di Israele fino all'accordo definitivo. La maggior parte del territorio. Esattamente. Allora adesso passiamo alla spiegazione delle varie percentuali, eccetera, per capire poi in che situazione sono finiti. Ecco perché io parlo di baratro palestinese, non è un baratro israelo-palestinese come molti vogliono spiegare, cioè nel senso, la mancanza di pace è un danno per entrambi i popoli. Beh, in termini generali forse sì, però sicuramente i palestinesi stanno decisamente peggio, perché sono privati della libertà e di tante altre cose. Però dicevo, appunto, poi alla fine, a distanza di 20 anni dalla firma degli accordi di Oslo e di 18 dal ritiro di Israele dalle principali città della Cisgiordania e a quel tempo anche di Gaza, e quindi a 13 anni dal fallimento totale di Oslo e di tutto quello che poi è accaduto, l'autorità nazionale palestinese, ecco perché ho parlato di grave ostacolo, amministra il 14-15% del territorio, cioè quello era e quello è rimasto. La zona B è un altro 18-19%, eccetera,
la zona C, che è quella che è rimasta sotto il controllo esclusivo di Israele, è circa il 60% e più della Cisgiordania. Ed in questo territorio, tra l'altro, Israele decide chi può costruire e non costruire. Ci sono, non, il numero, della, la, numero degli abitanti non è per la verità conosciuto in maniera precisa, però ci sono almeno 120.000, forse 150.000 palestinesi che vivono in questa zona C e che per qualsiasi cosa devono rivolgersi alle autorità militari israeliane che tra l'altro da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, impediscono qualsiasi costruzione civile palestinese, quindi all'interno di un territorio che è palestinese. Io non voglio dilungarmi molto su queste questioni tecniche, eccetera, che poi diventano un po' pesanti, eccetera. Quello che sto cercando di dire è che tutta questa complessa situazione sul terreno, unita ad un fallimento totale degli accordi di Oslo, hanno infilato i palestinesi in un baratro, in un imbuto, sono in un tunnel, non c'è nessuna luce alla fine di questo tunnel, e che sono la conseguenza della firma di accordi Oslo e a mio avviso anche della presenza dell'autorità nazionale palestinese, che sostanzialmente è come se fosse una società che in appalto ha la gestione di alcuni servizi pubblici e non, che secondo la legge internazionale altrimenti dovrebbe svolgere Israele, perché Israele, occupando un territorio di un altro popolo, un territorio che è occupato appunto militarmente, è tenuto secondo la legge internazionale a fornire una serie di servizi, dalla scuola alla sanità, e quindi diciamo ad amministrare la popolazione che è occupata. E in questo caso però noi abbiamo una struttura, una istituzione che è l'autorità nazionale palestinese, che non ha un potere vero e che però si limita a gestire alcuni servizi. Quindi molti palestinesi, non pochi, si pongono degli interrogativi, anzi sempre più palestinesi, sull'utilità di continuare su quella strada. Molti si chiedono, ma questa autorità nazionale palestinese, che tra l'altro sopravvive solo grazie al contribuente europeo, che in maggioranza copre le spese dell'autorità nazionale palestinese, perché l'autorità nazionale palestinese non può sopravvivere, perché ogni anno ha, oltre anche quest'anno, il deficit previsto mi pare che sia di 1,5 miliardi di dollari o di 1,3 miliardi, adesso mi sfugge il dato preciso, nel nuovo bilancio che hanno presentato. Quindi è qualcosa che non ha la possibilità di sopravvivere in modo autonomo, è qualcosa che fornisce dei servizi facilitando quindi il compito a Israele, che diciamo in questo caso ci sono dei palestinesi che si amministrano da soli, e nel frattempo non c'è nessuna prospettiva concreta in vista di una soluzione che vada oltre un accordo, un semplice accordo che metta le due parti, diciamo, calmare un attimo, ma... diciamo, tutto questo mentre non c'è in vista una possibile soluzione che in qualche modo vada verso una, come dire, una risposta vera a quelli che sono i nodi centrali di quel conflitto, che sono la libertà, ma sono anche la sovranità, il territorio. Tutto questo poi aggiungete che la soluzione dei due popoli, due stati, cioè due stati l'uno accanto all'altro, Israele e la Palestina, sono oramai questioni quasi accademiche di discussione, perché sul terreno le cose sono talmente cambiate in questi ultimi anni che naturalmente immaginare la nascita di uno Stato palestinese sostanzialmente in quel 14, forse più, di che poi questo è il progetto che questo governo israeliano ha in mente, ma non è che altri governi di orientamento più centrista o di centrosinistra siano molto lontani da quell'ipotesi, però sostanzialmente quella, adesso tutti parlano di Stato palestinese, però lo Stato palestinese sarebbe quello che è rappresentato oggi dalle città autonome, con un po' più di territorio, probabilmente con la zona B, quindi arriviamo ad un 30% con qualche arrangiamento eccetera, forse si arriverà a percentuali più ampie, ma la domanda è, ma questo Stato sarà uno Stato sovrano? Sarà uno Stato che avrà il controllo delle sue frontiere? Il controllo del suo spazio aereo, questa è la sovranità, e anche le persone più semplici sanno che Israele non consentirà mai ad uno Stato palestinese di avere il controllo del suo spazio aereo. A Gaza c'era un aeroporto una volta,
stato poi sostanzialmente distrutto negli eventi successivi all'inizio della seconda intifada palestinese nel 2000, è stato ripetutamente bombardato dall'aviazione israeliana e quindi non è più in uso. Ma quell'aeroporto era aperto e per un certo numero di anni, adesso se non sbaglio tra il 97 e il 99, ha operato come un aeroporto, ma i controllori di volo erano israeliani, il controllo di volo veniva fatto a Tel Aviv. Nell'aeroporto palestinese a Rafah, cioè nel pieno di Gaza, che voi potete immaginare un territorio che sentiamo, di cui sentiamo parlare ogni giorno, eccetera, c'era la sicurezza israeliana. Cioè chi viaggiava doveva superare non i controlli di sicurezza palestinesi, ma doveva superare i controlli di sicurezza israeliani all'interno del territorio palestinese. Quando arrivavano gli aerei da altri paesi, in realtà c'erano poche rotte attive, in genere da alcuni paesi arabi come l'Egitto, eccetera, l'aereo atterrava e i passeggeri dovevano rimanere sugli aeroplani, saliva la sicurezza israeliana che controllava tutti, eccetera, eccetera, e poteva anche decidere di non consentire a dei passeggeri di sbarcare, così come al contrario poteva decidere di impedire la partenza ad alcuni passeggeri, eccetera. Quindi se questo è il modello di allora, questo fa capire un po' quali potrebbero essere gli accordi di sicurezza tra le due parti. Forse non sarebbe così brutta come l'ho dipinta io, però onestamente per quella che è la mia esperienza e per quello che dicono soprattutto coloro che vivono in quel territorio, è davvero difficile immaginare che questo Stato palestinese di cui si sente parlare, i due stati eccetera, bandiera, adesso c'è il seggio alle Nazioni Unite di Stato osservatore, non membro e via dicendo, possa poi risultare uno Stato realmente sovrano che possa realizzare le aspirazioni dei palestinesi, che sono soprattutto quello di essere un popolo libero, un popolo che decide del suo futuro e che non deve chiedere ad un altro popolo nulla, ma decidere semplicemente come vuole procedere verso il futuro. Quindi la situazione, tu mi dicevi, a distanza di 20 anni è particolarmente penosa, perché non è cambiato nulla, ma i problemi si sono aggravati e moltiplicati. E in più c'è ovviamente una grande sfiducia da parte della popolazione sotto occupazione verso qualsiasi soluzione politica, perché la ritengono sostanzialmente inaccettabile. Questo non significa che poi non ci siano attività che si svolgano sul territorio, mi riferisco ad esempio ai comitati popolari che hanno organizzato varie azioni, iniziative eccetera in tutti questi anni, in particolare negli ultimi. Qualcuno di voi che forse segue più abitualmente le vicende israelo-palestinesi sa che tra gennaio e marzo ci sono state iniziative dei comitati popolari molto interessanti, perché hanno cercato di creare così degli avamposti palestinesi, così li chiamavano anche loro, campi di tende per rioccupare i terreni occupati, che dove Israele vuole costruire delle colonie. Naturalmente Israele ha spazzato subito via tutto questo, ma le reazioni internazionali sono state a dir poco modeste, mentre invece, come voi ben sapete, quando un colono israeliano mette piede in Cisgiordania e crea anche un avamposto colonico che è illegale anche per la legge israeliana, che tutte le colonie sono illegali per la legge internazionale, poi ci sono diciamo questi piccoli insediamenti, punti di insediamento che sono illegali anche per la legge israeliana, e guarda caso prima che vengano mandati e rimandati a casa passano anni, o forse non vengono mai rimandati a casa, perché i coloni ne hanno creati quasi un centinaio, oltre alle 150 colonie ufficiali, e raramente alcune di questi avamposti sono stati sgomberati. Tra l'altro, proprio nell'imminenza dell'arrivo del segretario di Stato americano Kerry, l'ennesimo diplomatico americano che dice vuole rilanciare il negoziato israelo-palestinese, mentre si parlava della possibilità di un blocco della colonizzazione israeliana, guarda un po', Netanyahu ha pensato bene di legalizzare quattro di questi avamposti colonici. Naturalmente io potrei proseguire per ore nel raccontarvi questo disastro, questo baratro politico, territoriale, diplomatico, sotto tutti i livelli, ma vorrei dare a voi la possibilità di fare qualche domanda per affrontare delle questioni più precise, più specifiche. Grazie. Posso chiedere una cosa? Io la ringrazio per la sua puntualissima ricostruzione dello scenario 1990-2000, ma c'è una cosa che da vario tempo
mi fa rovellare e su cui in effetti è stata scritta un'infinità di... c'è una letteratura più o meno infinita, smisurata, e cioè il problema è... gli accordi di Oslo sono stati, come dire, hanno prodotto la morte di Rabin, cioè in qualche modo c'è stata l'assassinio e l'avvento conseguente di Netanyahu. Sì. Quindi quando nel 1999 Clinton riesce a far riparlare, perché il Netanyahu della prima ora era, non dico peggiore di quello di adesso, ma insomma, cioè, aveva dato un colpo mostruoso a tutto quello che poteva aver significato gli accordi di Oslo. Di fatto Israele con il premierato di Netanyahu chiude ogni dialogo, nonostante l'accordo di Oslo del 93 avesse, come dire, aperto tutta una serie di speranze. Peraltro concordo con lei con tutti i limiti che lei ha molto correttamente individuato. Il problema è che quando Clinton riesce a far riparlare Arafat e Barak, caduto Netanyahu, il rifiuto di Arafat di firmare quello che sono anch'io convinto fosse un compromesso estremamente riduttivo, viene letto da moltissimi intellettuali, per esempio israeliani, anche liberal, penso a Yoshua per esempio, che da quel momento lì dice che Arafat è un essere orribile e non è assolutamente più, come la chiusura definitiva di ogni possibilità, visto che dal punto di vista israeliano Barak aveva concesso molto, dato quello che era successo prima. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Allora, il mio problema è assassinio di Rabin, rifiuto di Arafat, questi due momenti, da un lato sono anche coerenti, come dire, come linearità di percorso. Dall'altro è un fatto che anche la sinistra israeliana, aperta al dialogo, considera da quel momento, dal 2000, Arafat come un interlocutore inaccettabile. Dopodiché ci sarà Sharon e tutto quello che ne consegue. Ed è indubbio che in quel momento Arafat è già ricattato, schiavo diciamo in qualche modo, del ricatto di Hamas, per cui se non firma è perché effettivamente ci sono una serie di questioni di cui poi dovrebbe rendere conto a casa propria, e smette di essere un leader attendibile anche per i palestinesi. Quindi il mio dubbio, la mia domanda, e chiudo perché non voglio dilungare, è: il no di Arafat alla firma ha una serie di giustificazioni che lei correttamente ha detto, ma tatticamente a me resta il dubbio che sia una mossa sbagliata. Cioè, nel senso che con tutto quello che era successo fra il 93 e il 2000, quella era davvero una riapertura di dialogo, con tutti i limiti che lei indubbiamente ha evidenziato. Volevo... Sì, il punto è questo, che... quella vicenda noi la leggiamo sempre rispetto a quelle che sono le nostre aspettative e le aspettative di Israele. Sì. C'è un'ansia di risolvere quella storia ad ogni costo, cioè nel senso l'accordo per l'accordo. Questa è una tendenza che è sempre stata presente, perché pensiamo, ma questi popoli non hanno voglia di fare la pace. Io sento spessissimo persone che dicono, non è il suo caso, sì, 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 certo. Ma si fanno sempre la guerra, centinaia d'anni, ma sono così, è risolvibile, no, la questione è che ci sono due fattori. Uno è che ci sono nodi che non sono mai stati sciolti per davvero sulla base della legalità internazionale, perché la legalità internazionale deve essere il punto di riferimento per il raggiungimento di un accordo, che può essere anche quello dei due stati, può essere anche quello di uno stato unico per tutti e due i popoli, un'ipotesi discussa molto in ambito universitario, non è molto diffusa, eccetera, anche qui se ne discute, però comunque anche quella potrebbe essere un'idea. Per me non si realizzerà mai, però in queste condizioni e via dicendo, forse tra 100 anni, non lo so, però non sicuramente nei nostri giorni. Però il punto è che noi immaginiamo una risoluzione di quel conflitto sulla base di quella che è una nostra interpretazione, cioè del tipo: Arafat doveva cogliere un'occasione storica,
e perché Barak aveva aperto. Allora qui dobbiamo fare un attimo una ricostruzione e cercare di metterci dal punto di vista palestinese di che cosa significa raggiungere un accordo definitivo con Israele. Allora, innanzitutto Barak è stato probabilmente il peggiore dei leader israeliani, questo lo dico senza paura di smentita, dei leader israeliani laburisti, anche perché secondo me lui non è mai stato neanche uno centrista o laburista. Un ex generale che aveva speso tutta la sua vita a combattere gli arabi e i palestinesi e che ne aveva sempre parlato in termini molto molto negativi e che però aveva avuto il coraggio di dire, prima di diventare primo ministro, una cosa importante che molti poi hanno dimenticato, proprio perché uomo di guerra Barak disse: se io fossi un palestinese farei il terrorista. Però questa cosa poi, insomma, detta da lui ebbe un peso, che bravo, dice una cosa coraggiosa, se lo dice un palestinese. Io sono contro attacchi contro i civili, cioè lo dico per ricordare un dato storico, però insomma detto dai palestinesi questa cosa è particolarmente scandalosa, ma detta da lui era un atto di coraggio, lo disse durante una trasmissione televisiva, non tra quattro amici. Però comunque, al di là di questo, Barak quando andò al potere, quando fu eletto, quindi Netanyahu perse le elezioni e Barak riportò i laburisti, questo nel 99 appunto, al potere. Barak in quel momento abbandona il negoziato israelo-palestinese, cioè va lì e tutti si aspettavano, dopo i tre anni 96-99 di Netanyahu, dove Netanyahu aveva ripreso la colonizzazione, poi ripreso, in realtà non si era mai bloccata neanche ai tempi di Rabin, perché c'era la famosa crescita demografica delle colonie. Noi non possiamo interrompere, diceva anche il primo ministro di Israele Rabin, il premio Nobel per la pace, martire della pace, non possiamo permettere, perché ci sono famiglie che crescono nelle colonie, ci sono bambini che hanno bisogno di scuole, con ragionamenti molto convincenti che però servivano a giustificare l'espansione delle colonie. Però ecco, Netanyahu aveva interrotto qualsiasi possibilità, tranne firmare nel 97 un accordo con Arafat, al quale non avrebbe mai voluto stringere la mano, un accordo per la spartizione di Hebron, che come qualcuno di voi che forse è stato ad Hebron sa, in una situazione disastrosa adesso a causa di quella spartizione. Però detto questo, Barak va al potere e decide che invece lui il negoziato lo vuole fare con la Siria. E infatti abbandona totalmente il binario israelo-palestinese, come viene chiamato, per scendere su quello. E a quel punto lui tenta di raggiungere un accordo con il padre dell'attuale presidente siriano, Hafez Assad, e dopo negoziati che sono andati avanti per mesi, poi alla fine Barak, lui, questo l'ha scritto Bill Clinton, non lo dico io, nel suo libro, decide di non fare un accordo storico con la Siria, che probabilmente avrebbe cambiato allora la faccia del Medio Oriente, perché la Siria allora, adesso è in una situazione quella che conoscete, però allora era il paese che maggiormente si era opposto agli accordi di Oslo. Falliscono quei negoziati, Barak si ributta sul lato israelo-palestinese, molto svogliato, decide di non liberare i prigionieri palestinesi, perché c'era l'accordo di liberare i detenuti politici, lì cominciano le tensioni. Le tensioni, c'è Marwan Barghouti, un leader che forse conoscete, in prigione adesso, che già allora comincia la cosiddetta intifada dei prigionieri per protestare. Lui, che era stato un forte sostenitore di Oslo, si stacca, dice: no, questo è tutto sbagliato, l'autorità nazionale sta facendo una politica. Poi c'erano storie di corruzione che non vogliamo neanche ricordare tra le due parti, un periodo orribile. Alla fine poi pensa nel maggio del 2000 che forse può anche ritirarsi dal Libano e infatti si ritira dal Libano, quindi lascia il Libano del Sud, Barak, eccetera, fa tutto tranne che insistere sulla strada israelo-palestinese. Poi Clinton a un certo punto comincia a insistere perché il suo mandato sta per esaurirsi, lui vuole chiudere in bellezza e decidono di portare Arafat a Camp David senza alcuna preparazione di quei. E qui vengo, scusatemi se l'ho fatto un po' lunga, ma ricostruire alcuni dati storici è fondamentale per capire. Quindi senza alcuna preparazione arrivano a Camp David Barak, Arafat, Clinton per questi accordi che dovevano, per questo negoziato che doveva sfociare negli accordi storici
israelo-palestinese dopo anni in cui le due parti non avevano più fatto alcun passo in avanti. Quindi basta, dobbiamo farlo, eccetera. Allora, qual è il nostro problema? Mi ci metto anche io dentro, eccetera. E noi ovviamente immaginiamo un accordo che deve mettere fine alla guerra. Cioè, basta, facciamo un accordo, non potete... Il discorso è che quindi tutti ragionavano in un accordo dove dice, beh, se Israele gli restituisce il 10% di Gerusalemme Est, già è un passetto in avanti. Se Israele gli restituisce invece del 100% della Cisgiordania, gli dà l'80%, già è un passo avanti. E sui profughi, vabbè, ma se Israele invece dei 5 milioni che i palestinesi vorrebbero far tornare, i profughi e i loro discendenti, così come prevederebbe la risoluzione 194 dell'ONU, gliene fa entrare altri 100, solo 100.000 simbolicamente, può andare. Il discorso è che tutto quello che noi pensiamo possa andare bene come compromesso, non è che non va bene ai palestinesi, ma loro sono un popolo che hanno perduto tutto e guardano alla giustizia come soluzione del problema, non solo ad un compromesso. In più Arafat arrivò a quegli accordi senza avere nessuna copertura araba. Quando noi parliamo di Gerusalemme, questo è un dato, Gerusalemme che Israele considera solo una città israeliana, luogo dei suoi, sito dei suoi luoghi santi, insomma, il muro del pianto, eccetera, eccetera, la sua città storica, cioè Gerusalemme non è solo una città palestinese, nella percezione araba, cristiana e musulmana, non è dei palestinesi. Nessun leader arabo e islamico ha mai detto ad Arafat vai e lascia Gerusalemme sotto la sovranità israeliana e tu ti farai capitale in un altro. Nessuno ha mai proposto una soluzione, cioè ci sono stati proposte, piani di pace, eccetera, ma nessuno che fosse stato effettivamente affrontato per risolvere la questione dei luoghi santi di Gerusalemme. Tantissime proposte erano venute fuori, però tutte prevedevano il fatto che Israele conservasse il controllo della città, tranne, si diceva, la vicenda della città vecchia di Gerusalemme, la potremmo mettere sotto un'autorità internazionale o no, la potremmo consegnare ai religiosi. Poi vennero fuori delle proposte incredibili, io ricordo la serie, allora sopra rimane la moschea, però sotto facciamo i tunnel dove gli israeliani vanno a toccare la pietra. Cioè, si sentivano delle cose che onestamente erano difficilmente realizzabili. Quindi, storia di Gerusalemme, nessuna copertura araba, islamica, cristiana per Arafat, la storia dei profughi. Chi ha detto che quello che va bene a noi deve andare bene non solo ai palestinesi, agli arabi? Chi ha detto che gli arabi si devono ciucciare 5 milioni di profughi e nessuno deve ritornare nella sua terra? Scusatemi il termine colloquiale, eccetera, ma per far capire. Cioè, tutti dicono, vabbè, ma i profughi non possono tornare, che Israele non li vuole, tanto non li fa tornare, perché altrimenti, insomma, modificherebbero in modo così drammatico la sua composizione demografica, per cui non potrebbe essere uno Stato più uno Stato ebraico, finirebbe il sionismo, lo Stato di Israele. Ma questo è quello che dice Israele, questo è quello che può piacere a noi, non lo so, insomma, faccio degli esempi, ad un governo, ad un altro Stato, ma dal punto di vista arabo, chi ha detto che la Siria è tenuta a tenersi 500.000 di profughi? Chi l'ha detto? Cioè, perché gli altri decidono per i siriani? Chi l'ha detto che i profughi libanesi devono rimanere per sempre in Libano, visto che i libanesi non li vogliono? Chi ha detto che il no dei libanesi ai profughi palestinesi sia da, come dire, opinabile, mentre il no di Israele ai profughi palestinesi invece è del tutto legittimo? Quindi Arafat arriva a questi incontri, io lascerei il giudizio alla storia, non so come dire, credo che è un'interpretazione di quello, delle sue decisioni negative, non sia anche legittima, perché la situazione adesso è talmente peggiore di quella di allora che uno dice, beh, almeno quello poteva prenderselo, ma il discorso è che Arafat lui non voleva passare alla storia, lui e il suo popolo, come il traditore dei profughi, cioè non voleva essere quello che passava la storia come quello, come il musulmano che aveva ceduto tutta Gerusalemme contro il parere di tutta l'organizzazione per la conferenza islamica. E Arafat poi avrà sbagliato, avrà fatto bene, questo naturalmente lo lascio al giudizio di ognuno di noi qui e di tutti gli altri, però lui a quel non doveva necessariamente, questa è la cosa che non si riesce ad accettare, e non è una risposta a lei, ma in generale, l'idea che un palestinese ha i suoi principi,
così come ce l'ha l'israeliano, così come l'israeliano vuole tenersi tutta Gerusalemme perché dice Gerusalemme è la nostra capitale unica e indivisibile, poi non riconosciuta dalla comunità internazionale, e ce la teniamo noi perché noi per... della RAI, sì. Vabbè, questo poi e questo è come dire stabilire che una parte ha dei principi che sono più validi di quella dell'altra, ed è questo uno dei problemi che si è molto aggravato. Mi è capitato, questo è l'ultimo incontro che io faccio in questi giorni, e in queste serate, incontri che ho fatto in altre città, ho cercato di far capire che c'è stata una un'importante trasformazione culturale, soprattutto in Occidente, cioè che non ci permette più di capire le ragioni di popoli come quello palestinese, ma anche di altri popoli. C'è stata una trasformazione culturale che ancora di più ci porta a pensare, naturalmente non mi riferisco a chi è in questa sala stasera, a pensare che ci sono popoli che hanno diritti che sono più legittimi di altri popoli. Tutto questo ci condiziona molto. Poi ovviamente ci sono stati eventi importanti, l'11 settembre, l'islamofobia, l'idea che Israele era e ancora di più oggi il baluardo, l'avanguardia della cultura occidentale in Medio Oriente, il muro costruito da Israele, il muro che ci tiene, come dire, un po' la massa musulmana pericolosa, terrorista dall'altro lato. Una volta il muro era quello a Cipro, no? Che divideva Turchia e Grecia, cioè il mondo cristiano, e cioè quel muro che c'è ancora tra l'altro lì, si è spostato da quella parte. Cioè tutti questi fattori hanno pesato e pesano tantissimo nella nostra percezione di occidentali, di governi europei. Gli americani hanno sempre, oltre a questo, hanno forti motivazioni strategiche e militari nel loro rapporto con Israele. Però tutto questo insieme di fattori, ovviamente io sto un po' semplificando perché non possiamo rimanere a parlare qui per giorni, però tutto questo ha un importante peso. Ecco perché quando poi arriviamo a giudicare perché si è fatto un accordo, perché si è ferito, è chiaro che i palestinesi hanno le loro responsabilità. È chiaro che se c'è l'intifada e metti una bomba su un autobus e ammazzi 7 persone, 7 bambini, eccetera, è un crimine. Anche quello, così come quando Israele lancia una bomba e dice no, volevo colpire il terrorista, io vuoi fare, ho ammazzato 17 civili, è capitato, è un danno collaterale. Sono crimini delle due parti, ovviamente Israele ne commette, ne ha commesse e ne commette 100.000 volte di più, anche i palestinesi hanno le loro responsabilità, ma alla fine noi stiamo discutendo del perché si è fatto un accordo, del perché si dovrebbe fare, e dobbiamo tenere presente che c'è la percezione israeliana, c'è il principio israeliano, le condizioni che devono portare ad un accordo, e allo stesso tempo però dobbiamo riconoscere che anche gli altri hanno dei sentimenti, una storia, hanno delle tradizioni. E, cioè, un palestinese, qui davvero chiudo per lasciare spazio ad altre domande, io rimango sempre molto colpito, e credo che sia giustissimo, quando si vedono queste foto, eccetera, di queste due ragazze, un'ebrea e una palestinese, credo a New York o negli Stati Uniti, dove c'è la ragazza ebrea con il cartello che dice io sono americana, non ho mai vissuto a Gerusalemme, non ho nessun legame lì, però io ho il diritto al ritorno e di vivere per insomma tutto il tempo che voglio in Israele, o meglio a Gerusalemme. E poi c'è la ragazza palestinese che dice io sono nata a Gerusalemme, la mia famiglia sta lì da centinaia di anni, da generazione, ma non posso tornare a Gerusalemme perché Israele non me lo consente. E io credo che questo per esempio è un piccolo esempio di com'è la situazione lì, cioè nel senso che si ritiene legittimo il diritto, ma questo non è che lo ritiene legittimo Israele, lo riteniamo legittimo noi. Perché se vengono attuate delle politiche lì è perché noi le consentiamo, non l'abbiamo consentito ad altri popoli, in altri contesti di guerra, in altri conflitti, mentre lì lo permettiamo perché riteniamo che una delle due parti abbia ragione o sostanzialmente ragione, oppure commette anche dei crimini, però tuttavia c'è da dire che è così. L'apartheid sudafricano, che è un apartheid a mio avviso diverso da quello che rischia o che è già in atto lì, è un apartheid fatto su alcune caratteristiche, il colore della pelle, le cose, poi è inutile dilungarsi su questo, che lo conoscete benissimo. È diverso da quello, però quell'apartheid ad un certo punto, per quanto
sostenuto per anni da governi come quello inglese, dalle ambiguità americane, eccetera, a un certo punto il mondo ha deciso che non poteva funzionare. Invece in Palestina potrebbe funzionare, persino legalizzato, perché se io creo uno Stato dove un cittadino non può uscire da quello Stato se non con il permesso di un altro Stato, dei servizi di sicurezza di un altro Stato, che non può godere della sua piena libertà, quello è un apartheid, anche se poi questo cittadino con un permesso può andare liberamente a Tel Aviv, perché è vero, cioè è chiaro che lì non è un problema di colore della pelle. Un palestinese che ha un permesso e va a Tel Aviv, se ha soldi da spendere, è persino il benvenuto. Ma lì è un problema di ghettizzazione, di Bantustan, richiudere là dentro, la terra ce la teniamo noi, le loro risorse, eccetera, eccetera. E questo noi lo consentiamo, i nostri governi sarebbero felici di firmare insieme a Israele, ai palestinesi, eccetera, un bellissimo accordo dove dice i palestinesi stanno lì dentro, hanno uno Stato che non ha una vera sovranità, e perché dobbiamo fare? Israele ha delle necessità di sicurezza che vanno rispettate, quindi avranno uno Stato finto e noi però diremo che è vero, perché hanno la bandiera, avranno l'inno, avranno persino una compagnia aerea che però per muoversi dovrà chiedere l'autorizzazione ai controllori di volo di Tel Aviv. Prima diceva che c'è stata una trasformazione culturale per percepire dei popoli con più diritti rispetto ad altri, no? Mi fa pensare che forse è una vecchia storia questa, cioè già dalla nascita di Israele si pensava, l'Occidente pensava che gli ebrei fossero i più indicati ad andare a colonizzare una terra di barbari, no? Che è una, almeno questo è quello che ho letto da Edward Said. E così è un po' l'idea della colonizzazione che si è sempre svolta e continua ancora oggi, no? Cioè dal 2001 con il crollo del Regno Gemelli c'era la guerra infinita contro Al-Qaeda, i talebani, questi musulmani che ci odiano tanto, ma mi viene da pensare, allora queste sono idee probabilmente che nascondono grossi interessi economici. Oslo, prima si diceva, è fallita 13 anni fa. 13 anni fa sono stati anche scoperti giacimenti di gas al largo di Gaza, questi grandi giacimenti di gas che non sono ancora attivi, però si stima che possano rendere Israele uno dei più grandi paesi esportatori di gas, e se Gaza avesse l'accesso a questi pozzi, da uno dei paesi più poveri del mondo potrebbe essere tra i più ricchi con queste forze. E questa è la prima domanda che pongo. La seconda è quella del riconoscimento della Palestina all'ONU come Stato osservatore. All'inizio l'avevo raccolta come una buona notizia, ma man mano che passa il tempo mi sembra una cosa negativa, mi viene da dire. Perché l'OLP, l'Organizzazione della Liberazione per la liberazione della Palestina, era già membro osservatore dal 74 e l'OLP raggruppava tutte le forze palestinesi, quindi era anche un'organizzazione che poteva tenere una certa unità. Questo riconoscimento della Palestina, cos'è? Riconoscimento del governo della Cisgiordania, quindi dell'Autorità Nazionale Palestinese, quindi di una sola parte, e se è così la vedo come una retrocessione, perché vuol dire una divisione ulteriore della Palestina, oppure mi sbaglio? Allora, io non ho mai creduto molto alla componente economica come privilegiata e importante nel conflitto israelo-palestinese, cioè io non credo che Israele sia mosso soprattutto da interessi economici nel controllo di quei territori, credo che sia qualcosa di più complesso che ha a che fare con la storia, con la politica, con la religione, con tantissime cose e con l'ultranazionalismo, che è uno dei mali della nostra epoca, quindi non, sulla storia di Gaza tra l'altro c'è da dire questo: Israele ha dei giacimenti che tra l'altro ha cominciato a sfruttare da qualche tempo, che sono enormi, soprattutto uno in particolare, che sono, diciamo, nella zona, definiamo, delle sue acque territoriali o comunque davanti a Israele, non è la questione del giacimento di Gaza, che è vero esiste, ma lì c'è una questione legata proprio all'occupazione, uno dei simboli, diciamo, uno degli esempi di che cosa vuol dire occupazione. Quindi, diciamo, non è che ha bisogno del gas di Gaza anche per diventare più ricco, perché già ne ha tanto, perché non si sapeva qualche anno fa, adesso ne ha tanto e intende venderlo, eccetera. Tra l'altro in Israele ci sono delle forti polemiche perché questo gas intendono venderlo e non distribuirlo all'interno, e quindi
i prezzi, però questa è un'altra vicenda ancora. Quindi non è la questione del gas, perché il gas di Gaza è semplicemente legato a quello che è la concezione proprio dell'occupazione, cioè Israele vuole obbligare i palestinesi a commercializzare il gas attraverso la sua distribuzione, perché ci deve guadagnare sopra, ma non perché poi chissà quanto ci guadagni, perché quel gas lì è una percentuale anche, non voglio dire irrisoria, ma non così importante, ma perché esattamente, cioè quello è il punto, cioè tu non puoi fare gli accordi perché se un territorio è occupato e devi passare attraverso di me, ecco perché non si sblocca. È chiaro, poi c'è la questione che Gaza è adesso governata da Hamas, controllata da Hamas, per cui anche l'autorità nazionale a Ramallah dice no, noi non possiamo iniziare lo sfruttamento, perché poi sarebbe il governo di Hamas ovviamente a trarne vantaggio, perché davanti Gaza, hai capito? Quindi ci sono una serie di fattori per quanto riguardano questa storia del gas, che forse insomma vanno un po' precisati. Sì, hai ragione, è chiaro che la vicenda di come è nato Israele eccetera ha a che fare anche con un modo nostro di pensare, però nel 1948 e negli anni precedenti eccetera le cose sono andate in un certo modo, e sappiamo cosa è avvenuto in Europa, l'olocausto eccetera, e sappiamo che questo sicuramente ha avuto un impatto importantissimo per determinare la nascita di Israele, anche se Israele contesta questo, perché non vuole che gli occidentali ritengano ovviamente come dire, che Israele dovesse nascere come dire, risarcimento per quello che era avvenuto a causa del nazismo, cioè lo sterminio eccetera. Però quella è un'altra fase ancora, cioè dove, come dire, io la vedo un po' diversa da quella degli ultimi 15 anni. Gli ultimi 15 anni, gli ultimi 10 anni sono stati anni in cui questa trasformazione culturale ha toccato proprio la percezione dell'altro, cioè di chi ha diritto o non ha diritto, perché quando è nato Israele, anche dopo il 67, in Europa io ricordo che c'era una consapevolezza dei diritti dei palestinesi, poi i governi non hanno fatto nulla lo stesso, ma io ricordo che c'era una maggiore attenzione verso le rivendicazioni di quel popolo, anche i governi erano più attenti nell'avere un atteggiamento che poi alla fine comunque faceva gli interessi di Israele, che però non ha la stessa politica mediterranea italiana con tutti i suoi pregi e difetti, non negava i diritti del popolo palestinese. Oggi invece che cosa si dice? Sì, hanno diritto ad avere il loro Stato eccetera, ma ovviamente solo nel rispetto di quelle che sono le necessità di sicurezza, esigenze di sicurezza di Israele, cioè se questo Stato non minaccia gli interessi di Israele, cioè se Israele dice ok facciamolo, a noi va bene, ma oggi non si parla più del palestinese come detentore di un diritto che è uguale a quello dell'italiano, del giamaicano o di un altro, cioè è diventata una questione molto meno importante. Più importante sono i rapporti con Israele, perché nel frattempo sono anche cresciute queste relazioni da un punto di vista economico, da un punto di vista della sicurezza. Israele è un paese che ritiene di aver dimostrato al mondo che c'è un problema di sicurezza legato al terrorismo internazionale. Negli ultimi 10 anni hanno fatto la corsa, vi posso garantire, anche gli italiani lì in Israele a chiedere allora che facciamo negli aeroporti, che facciamo? Cioè improvvisamente quelli che sembravano degli atteggiamenti esagerati dovuti a ragioni politiche, io continuo a pensare che sia così, e invece sono diventate, gli israeliani ci hanno detto che questo si fa così perché ci dobbiamo difendere dai terroristi internazionali, dai qaedisti, insomma tutte le storie che ben conosciamo. Quindi credo che sia le responsabilità ovviamente europee, occidentali di 65 anni fa sono chiare, gli atteggiamenti di allora sono chiari, però io credo che ci sia stato un ulteriore salto da quel rispetto alla percezione dell'altro, alla trasformazione culturale proprio che è avvenuta tra di noi. Poi certo è avvenuta anche in Israele, è avvenuta anche tra i palestinesi, questo forte revival religioso. In Israele è più facile trovare una persona di 60 anni che fa dei ragionamenti, voglio dire, un attimo più articolati e che pensa ad una possibile soluzione che un ragazzo di 20 anni. I sondaggi d'opinione sono davvero sconfortanti, un numero non esiguo, anzi significativo, di giovani israeliani vorrebbero, questi sono sondaggi israeliani, vorrebbero negare il diritto di voto ai palestinesi cittadini di Israele. Non parlo di quelli dei territori occupati, parlo di quel
1.600.000 palestinesi che sono cittadini, 20%. Il 20% della popolazione di uno Stato, vorrebbero negare il diritto di voto, dicono non hanno diritto ad essere rappresentati alla Knesset. Alcuni dicono, facciamo lo Stato palestinese in quella 15, 20, 30 e poi li mandiamo lì, perché ebrei con ebrei, palestinesi con palestinesi. Quindi credo che anche lì, d'altra parte sono fenomeni che erano abbastanza chiari da tempo, però anche lì è più difficile ragionare, eccetera, eccetera, e naturalmente poi la religione gioca un impatto notevole anche nel prendere o non prendere determinate decisioni. Non dimenticate, sottolineo anche quella che è la crescente componente religiosa all'interno delle forze armate israeliane. Cioè, mentre prima la componente religiosa e nazionalista, perché i religiosi in Israele li dobbiamo dividere tra gli ultra-ortodossi, che non sono neanche sionisti, quindi non vorrebbero prendere parte a qualsiasi attività non solo dell'esercito ma anche dello Stato in generale, perché vivono la loro vita, la religione, lo studio, eccetera, eccetera, anche se adesso c'è una nuova legge che tende a coinvolgerli nel servizio militare. Poi c'è la componente ultranazionalista religiosa, che è quella che ideologicamente ha dato vita alle colonie, no? Questo dopo il 67, eccetera, quella che faceva capo i rabbini Cook, eccetera, questi ideologi del movimento dell'ultradestra nazionalista di molti anni fa. E questa componente è diventata più importante all'interno della società. E c'è un partito, ad esempio quello di Naftali Bennett, che è il terzo partito di Israele, che è l'espressione politica più compiuta di questo mondo ultranazionalista, ma anche religioso, ma non fondamentalista. E queste forze hanno un forte impatto all'interno anche delle forze armate. Ci sono più generali, più alti ufficiali che si dichiarano religiosi, ma religiosi e nazionalisti, non solo credenti, che è un'altra storia. E naturalmente loro, per esempio, queste forze all'interno delle varie istituzioni, anche delle forze armate, ovviamente poi sul terreno giocano la loro partita, perché spesso sono anche residenti nelle colonie, e allora ovviamente sono quelli che usano di più il pugno di ferro contro gli occupati, perché ritengono di dover difendere anche i loro interessi. Insomma, è una situazione complicatissima. Quindi questa trasformazione di cui io parlo investe un po' tutti. E rispetto al riconoscimento della Palestina? Che ti devo dire? Ogni tanto dobbiamo pur lavarci la coscienza, no? Fare qualche regalo anche ai palestinesi. Quindi gli hanno regalato questo seggio all'ONU, che naturalmente non ha alcun peso, o meglio lo potrebbe avere, nel senso che i palestinesi, pur essendo, non avendo uno Stato, cioè uno Stato che non esiste sul terreno, però avrebbero legalmente la possibilità di intraprendere alcune azioni legali, come ad esempio denunciare alla Corte di Giustizia Internazionale o al Tribunale Penale Internazionale una serie di violazioni che commette Israele. Questo è un tema che... No, perché la posizione che aveva all'interno delle Nazioni Unite, l'OTAN, non consente questa cosa, mentre uno Stato, iscrivendosi nelle varie istituzioni internazionali, parliamo di quello, anche l'UNESCO è avvenuto, adesso la Palestina fa parte dell'UNESCO, che non è una cosa di poco conto, perché lottare e poter difendere il proprio patrimonio culturale, archeologico, eccetera, è un tema molto importante, soprattutto in quel contesto dove si gioca anche sulla cultura la guerra. Infatti Yehosh, che prima si nominava, è un portabandiera, no, di queste cose, quindi fa letteratura e propaganda politica allo stesso momento. Però tornando alla questione, potrebbe intraprendere l'autorità nazionale palestinese, o meglio l'OLP, eccetera, ora rappresentata da uno Stato formalmente, ufficialmente riconosciuto, anche se non esiste sulla carta, potrebbe denunciare in modo legale, perfettamente legale, nelle sedi giuste, determinate violazioni, crimini. Questa è una cosa che ha preoccupato molto Israele. Però ecco, c'è stato questo regalo che è stato fatto ai palestinesi, ma poi che cosa è accaduto? Che le pressioni sui palestinesi sono proprio affinché non facciano queste azioni legali. E infatti Abu Mazen non ha mai intrapreso alcuna di queste azioni, oramai sono passati tanti mesi, se n'era parlato, lo faremo, denunceremo la colonizzazione, niente. Perché? Perché l'autorità nazionale palestinese, qui ritorniamo all'apertura di questa serata,
è una entità, non so come definire, istituzione amministrativa, fortemente dipendente dall'aiuto occidentale, dall'aiuto dei governi europei, economico, oppure dalle coperture politiche, per cui non è un'istituzione autonoma che può prendere delle decisioni forti perché è estremamente ricattabile. Quindi, che so, Kerry adesso, parlavamo prima di Kerry che è arrivato, insomma, qualche giorno fa in Medio Oriente, quarta missione in 4 mesi, voglio rilanciare il processo di pace, cosa ha chiesto? 2 cose, a israeliani e palestinesi. Agli israeliani ha detto, evitiamo i passi unilaterali, cioè voi israeliani, questo si è letto sui giornali, perché non è che è stato pubblicizzato, allora dice, voi israeliani non costruite, non annunciate nuove costruzioni di colonie nei prossimi 2-3 mesi, cioè datemi un po' di tempo per poter innescare dei meccanismi da poter rilanciare la trattativa. E ai palestinesi cosa ha chiesto? Di non intraprendere azioni legali contro Israele. E quindi... Cosa che i palestinesi stanno facendo... Cosa che i palestinesi stanno facendo, invece Israele continua nel riconoscere. Esattamente, cioè mentre poi succede questo, insomma, i palestinesi effettivamente le azioni legali, essendo ricattabili, hanno bisogno anche del sostegno economico, poi queste azioni legali non le intraprendono, mentre Israele poi le colonie invece le continua a costruire. E quindi vorrei precisare una cosa, diciamo, a conclusione di questa risposta. Qui non è che stiamo descrivendo il buono e il cattivo, il male e il bene, tutto il male da una parte, ma qui stiamo parlando di politica, di politiche di dominio, che sono quelle che anche altri stati hanno malauguratamente applicato in passato verso popoli che sono stati oppressi e che probabilmente si riprodurranno anche in futuro in altre situazioni. Però sta di fatto che noi questa vicenda israelo-palestinese la dobbiamo anche tenere necessariamente presente. Perché? Perché questo è il conflitto che condiziona parte delle nostre esistenze, anche se noi ce ne vogliamo disinteressare, anche se pensiamo che i palestinesi ci abbiano rotto le scatole e quindi se ne vadano a quel paese, ne dobbiamo tener conto per forza, perché quel conflitto continua ad avere un impatto sulle nostre vite anche. Perché? Perché se c'è tensione in quella e si generano anche movimenti radicali, armati eccetera, spesso, non solo, ma spesso è in conseguenza di quel conflitto. Spesso quella vicenda viene usata in modo talvolta non genuino, ma solo strumentale da alcuni governi, da alcuni stati, da alcune organizzazioni per attuare determinate politiche o addirittura delle azioni armate. Quindi noi non possiamo, invece si tende a negare questo, a dire vabbè, quel conflitto non è più importante. Non è vero, quel conflitto era e rimarrà sempre importante perché è centrale per la vicenda di quel territorio, ma anche in parte delle nostre vite, della nostra storia. Chiedere a tuo parere qual può essere il peso, l'importanza, il ruolo di soggetti internazionali, mi verrebbe da dire terzi, ma terzi poi non terzo non ha nessuno in queste situazioni. Parlo di stati e di organizzazioni di stati, ma soprattutto delle emanazioni della società civile globale, diciamo, internazionale. Se non per risolverle, perlomeno per dare un contributo al miglioramento della situazione che abbiamo descritto. Ma insomma, ogni tanto noi nominiamo le Nazioni Unite, è una parola bellissima, ci divertiamo a parlare, siamo molto soddisfatti dell'esistenza di questa istituzione internazionale. In realtà le Nazioni Unite non esistono, esiste il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che è composto da 15 membri che decidono, ma soprattutto decidono i 5 paesi che hanno il diritto di veto. Quindi io temo purtroppo che dalle Nazioni Unite difficilmente arriverà la possibilità di risolvere quel conflitto, perché poi alla fine, ma poi non solo quel conflitto, anche altri, ma alla fine chi ha il diritto di veto lo esercita per difendere i propri interessi e quelli dei propri alleati. Però invece ritengo molto interessante questa considerazione sul ruolo delle società civili, perché tra le tante cose negative che sono accadute in quella regione, in quel territorio,
e via dicendo, ci sono anche delle piccole cose positive. Io citavo i comitati popolari prima, ma sicuramente c'è anche una attenzione che è cresciuta un po' di più in, diciamo, in quella che potremmo definire la società civile. È un, insomma, un'espressione forse impropria, però la società civile internazionale rispetto a quella vicenda. Cioè è chiaro che la maggior parte della popolazione internazionale eccetera continua ad avere quell'atteggiamento e sempre di più, cioè, però c'è anche una percentuale che io ho notato un po' più consistente di gente che vuole essere attiva su quella vicenda, che vuole partecipare. Quindi diciamo c'è la stragrande maggioranza che è attraversata da questa trasformazione, da questo interesse, formazione culturale, questo disinteresse, come vi dicevo, ma allo stesso tempo c'è anche una maggiore attenzione da parte di tutto un mondo che non è così visibile sui mezzi di informazione più importanti, che non riesce a raggiungere certe visibilità, che però su quella vicenda è più attivo. Io noto per esempio che arrivano molte più persone lì, soprattutto giovani che vogliono partecipare con cose concrete, con iniziative concrete per l'affermazione dei diritti. E quindi su quella strada, adesso vabbè, non tocca a me, io faccio il giornalista, non l'attivista, credo che una persona che voglia essere minimamente impegnato su quelle cose può anche scegliere diciamo questo attivismo di società civile che è più significativo che in passato. Posso chiedermi? Sì, poi il signore. Sì. E volevo sapere se potevi aggiornarci sulla situazione dei due governi e di questo fatto tragico che separa i palestinesi. C'erano stati delle tentative di accordi, come sono andate a finire, se se ne parla ancora, se i palestinesi vorrebbero l'unità o se sono così disgustati da questo, le elezioni e soprattutto se Hamas, tu dicevi che è pagato, tenuto in piedi dalla comunità europea, chi tiene in piedi il governo di Hamas? Questa è una bella domanda, perché la risposta è, in realtà è molto semplice adesso. Cioè, mentre Hamas fino a 2-3 anni fa era un'organizzazione tenuta lontano non solo dai governi occidentali e naturalmente da Israele, ma era anche tenuta a distanza dai governi arabi, da questi regimi alleati degli Stati Uniti, che naturalmente non osavano mettere. Poi è successo qualcosa, e questo qualcosa sono le cosiddette primavere, rivoluzioni arabe, che sono cominciate con una forte, diciamo, si è sprigionata una forte energia che è venuta soprattutto dai più giovani, dai movimenti progressisti, da chi lottava soprattutto per pane, lavoro, diritti, e poi si è cominciato a parlare di democrazia, di dittatori, e alcuni sono anche caduti. Però bisogna poi anche tenere presente che queste rivolte hanno avuto poi come espressione compiuta, attraverso anche processi elettorali del tutto regolari e legittimi, una manifestazione sempre più visibile, presente, concreta dell'islamismo politico. Non mi riferisco, diciamo, all'islamismo, quello, diciamo, di carattere qaedista, violento, eccetera, ma invece all'islamismo politico, diciamo, molto legittimo come formazione. Certo, esattamente, a quel livello lì, che sono andati al potere in molti paesi. Gli Stati Uniti, di fronte a questo, hanno avuto, e questo grazie soprattutto a Barack Obama, che è stato quello che ha chiuso, diciamo, la fase di rifiuto netto dell'Islam in tutte le sue espressioni, anche politiche, che aveva avuto per 8 anni George Bush. Questa è una mia tesi, non so se sta a voi condividerla oppure no, però io credo che Barack Obama ha capito che questo islamismo, lo aveva capito prima ancora che andasse al potere, non è un islamismo nemico degli interessi degli Stati Uniti, anzi, hai fatto bene a sottolinearlo. Se voi guardate a quella che è la politica dei Fratelli Musulmani, la politica estera, è una politica che è assolutamente in linea con quello che faceva Mubarak. I Fratelli Musulmani non hanno messo assolutamente, dopo averlo detto per decenni, quando erano oppressi, certo, non hanno mai messo in discussione, da quando sono al potere, l'alleanza militare con gli Stati Uniti. Non solo, continuano a ricevere l'aiuto annuale degli Stati Uniti, e recentemente gli Stati Uniti hanno regalato all'aviazione egiziana
le forze armate che sono state penetrate anch'esse con gli egiziani dagli islamisti e via dicendo, anche a livelli più alti, dei gradi più alti, nuovi aerei F-16 eccetera, la cosa prosegue, insomma, i rapporti sono cordiali, certo, assolutamente, avevano detto vogliamo rivedere in parte almeno gli accordi per renderli più vicini agli interessi degli egiziani, che non possono mandare forze armate consistenti nel Sinai, dove ci sono grossi problemi per le organizzazioni armate presenti eccetera. Ma tu citavi anche il dato economico, è giustissimo, i vertici dei Fratelli Musulmani hanno spiegato agli americani, gli americani lo sanno benissimo ovviamente, che loro sono liberisti, sono capitalisti, non mettono assolutamente in discussione le idee centrali che reggono il sistema capitalistico americano e non solo. Quindi, voi fatevi la società vostra a casa vostra, noi ce la facciamo a casa nostra, però abbiamo interessi anche convergenti sulle cose. E quindi che cosa è accaduto? Questo sviluppo che hanno avuto le primavere arabe, adesso lasciamo perdere, non affrontiamo la questione siriana spinosissima, perché anche qui in Italia basta toccarle e scoppia il finimondo, tra chi sta con uno o con l'altro. E anche la vicenda libica, eccetera, che insomma ne parliamo dopo, forse mai, però comunque il discorso è che tutto questo ha portato Hamas ad essere visto in una luce completamente diversa. Hamas è una espressione dei Fratelli Musulmani, ideologicamente sono vicini al movimento dei Fratelli Musulmani, che ha il potere in Egitto e in Tunisia, anche se con nomi diversi, e al potere in Turchia, perché quello che il primo ministro turco Erdogan è ideologicamente vicino a quelle idee, i nomi sono diversi, ma la sostanza è quella. Turchia, che ha quest'asse con il Qatar, che è molto impegnato in Siria nel sostenere appunto i Fratelli Musulmani, mentre l'Arabia Saudita, sempre contro Assad, ma sostiene i jihadisti, l'AIDS, il fronte al-Nusra, eccetera, eccetera. Allora che succede? Che in questo quadro anche Hamas si è riallineato, ha lasciato la Siria, che era stato lo sponsor, eccetera, eccetera, in maniera con questa rottura violenta quasi da scontro, e dove sono andati? In Qatar. Infatti la sede di Hamas, e poi è cambiato l'atteggiamento delle petromonarchie, hanno capito che gli americani non sono contrari a questo e che pensano che possano, questi aiuti, questi sostegni politici, questi riconoscimenti moderare Hamas. Non quindi gli Stati Uniti sono lontani dal riconoscimento di Hamas, anche perché fino a quando non lo vorrà Israele, gli Stati Uniti e anche l'Europa non lo faranno mai. Però per Hamas è cambiato moltissimo, erano isolati e ora non lo sono più. E tutto questo li ha portati a credere nelle loro enormi potenzialità. Quello che loro pensavano di dover conquistare, semmai lo hanno pensato con la forza, oggi dicono noi possiamo tranquillamente anche aspettare, casomai la riconciliazione la possiamo fare più avanti, perché tutto intorno favorisce il nostro disegno anche politico. Che la Giordania è un paese, sì, c'è la monarchia, sembra non essere cambiato, eccetera, però anche i più ingenui sanno che dovessero tenersi elezioni vere in Giordania, non finte come le fanno ogni 4 anni, è chiaro che i Fratelli Musulmani andrebbero al potere anche lì, sono la forza di maggioranza, naturalmente le elezioni vere non le faranno mai, anche perché dentro il movimento dei Fratelli Musulmani giordano sono soprattutto palestinesi, e si sa che l'elite giordana ovviamente non è pronta in nessun modo a cedere anche in parte il suo potere vero ai palestinesi, che compongono la maggioranza della popolazione giordana. Insomma, è un quadro estremamente complesso, dove però Hamas oggi, sentendosi più forte, più riconosciuta e anche più sostenuta economicamente, c'è il Qatar che investirà quest'anno 400 milioni di dollari a Gaza in 27 progetti di infrastrutture che vanno benissimo, perché a Gaza le infrastrutture servono, ma c'è il Kuwait che è impegnato in un altro progetto di produzione di energia elettrica, ci sono tanti altri paesi, e adesso, tra qualche giorno, almeno a quello che è stato annunciato, Erdogan andrà a far visita a Gaza. Uno dirà, vabbè, ma il primo ministro turco a Gaza, che ci importa la Turchia? La Turchia è un paese di eccezionale importanza, è l'unico motore economico dell'Europa. Cioè, mentre l'Europa affonda, a parte i fratelli tedeschi, lasciamo perdere, ma mentre l'Europa affonda, e noi lo sappiamo benissimo, nella crisi, eccetera,
La Turchia è un sistema economico in grossa crescita, che produce posti di lavoro, eccetera. Tant'è vero che lo stesso premier turco Erdogan, e lo dimostra anche questo suo cambiamento improvviso nei confronti del leader siriano Bashar Assad, e prima era il fratello caro e si abbracciavano e si baciavano, e poi adesso è diventato il pericoloso assassino da eliminare. Ha capito determinate potenzialità anche diplomatiche del suo paese, e quindi qualcuno parla di neo-ottomanesimo, non territoriale, non militare, ma politico e diplomatico, dove la Turchia tornerebbe a giocare un ruolo. E questo spiega anche un piccolo allontanamento. È chiaro che i turchi sperano sempre, vorrebbero entrare nell'Unione Europea, ci sperano sempre, forse un giorno riusciranno anche ad ottenere quello che vogliono, però oggi loro capiscono che ad est ci sono ancora maggiori potenzialità per la loro economia, per la loro diplomazia, rimanendo tra l'altro, questo per sottolineare chi è Erdogan che va a Gaza, cioè la Turchia è uno dei paesi fondatori della NATO, la Turchia è il secondo esercito della NATO, è un paese di eccezionale importanza. Infatti non a caso i leader di Hamas a Gaza sì, hanno accolto a braccia aperte l'emir del Qatar che li finanzia, tutti gli altri dignitari, gli esponenti religiosi, però Erdogan è Erdogan, la Turchia è la Turchia, è un paese di eccezionale importanza, e questo naturalmente li spinge a non accelerare sul terreno della riconciliazione, o meglio, loro potrebbero anche riconciliarsi con Abu Mazen, ma alle loro condizioni. Così come dall'altra parte, naturalmente, Abu Mazen è condizionato da Europa, Stati Uniti, da Israele, che lo minaccia, e quindi non c'è la riconciliazione. Io onestamente la vedo un po' distante come opzione, a meno che non tirino fuori un governino tecnico, anche lì conoscono questi trucchetti, diciamo. Che il governatore della banca palestinese, magari lo mettono. Sì, assolutamente, mettono delle figure che siano un po' islamiste, un po' laiche, eccetera, e fanno un governo solo. Però io la vedo molto complessa, difficile, perché le pressioni, soprattutto su Abu Mazen, affinché non vada la riconciliazione con Hamas, sono fortissime. Cioè Abu Mazen già con la sua autorità nazionale ha forti problemi di carattere soprattutto economico oltre che politico. Cioè è chiaro, dovesse arrivare un'altra minaccia, l'ennesima di Israele, ogni tanto blocca i fondi palestinesi che raccoglie con le tasse, eccetera, eccetera, soldi palestinesi, tengo a sottolineare, non di Israele. Cioè, capito, è troppo ricattabile Abu Mazen, e quindi dall'altro lato adesso c'è il convincimento quasi quasi, questo emiratino islamico non dichiarato ce lo facciamo, insomma, hai capito? Ma la società lo vede come un problema? No, riguarda i palestinesi, a parte i militanti più accesi dell'una e dell'altra parte, la stragrande maggioranza dei palestinesi è favorevolissima alla riconciliazione, perché la gente, cioè come noi, si rendono conto che la divisione non può favorire le aspirazioni palestinesi. Non è che proclamando lo Stato emiratino islamico a Gaza o lo Stato finto in Cisgiordania loro raggiungeranno la loro aspirazione. Ci vuole una leadership unita, ma soprattutto una leadership vera, e una piattaforma politica nazionale palestinese che vada bene a quelli nei territori occupati, ma che deve rappresentare anche le istanze e le aspirazioni di chi vive fuori. Cioè non è che i 5 milioni di profughi sono già, appunto, ne diciamo prima, che non sono detentori di diritti, lo sono e come. Quindi ci vorrebbe una svolta, un cambiamento vero in casa loro. Ecco perché, diciamo, ritornando un po' al libro, eccetera, uno parla di baratro, perché tra i gravi problemi che ci sono è l'assenza di leadership. Gli interessi delle due parti, Cisgiordania e Gaza, divergenti, che non consentono, diciamo, di compiere quei passi che tutti i palestinesi vorrebbero, e che loro invece per ansia di potere, sede di potere, non fanno. Posso chiederti una cosa riguardo? Sì, c'era però. No, riguardo la riconciliazione soltanto, volevo capire se era un sentimento che accomunava anche quel 20% di palestinesi israeliani. Beh, quella è una situazione un po' diversa, perché loro, è chiaro che anche loro vogliono la riconciliazione, però tra i palestinesi israeliani è sopraggiunta nel corso degli anni una forte sfiducia rispetto alle potenzialità di questo governo, sia di Ramallah che di Gaza, ma anche unito. Anche perché i palestinesi della Galilea, cioè di quelli che vivono nel nord, guardano le cose in termini più legati al passato, cioè alla Nakba, ai profughi. Loro sono molto più sensibili al problema dei profughi di quanto non lo siano
quelli che vivono a Ramallah, per dire, che pure ce li hanno là i profughi. Perché? Perché vedono, diciamo, loro forse hanno fatto un passo in avanti, vedono nella questione dei profughi, in quello che è accaduto 65 anni fa, un disegno che si sta realizzando adesso, di appropriazione di terre, di eccetera eccetera, e quindi guardano le cose con altri occhi, in termini con una prospettiva storica più ampia. Quindi a loro interessa meno questo aspetto, diciamo, di formazione di governo di unità nazionale, perché non ci credono più. Quando è nata l'autorità nazionale palestinese nel 94-95, c'erano carovanate intere di palestinesi di Israele che andavano a rendere omaggio, a visitare Gaza. Poi adesso è tutto chiuso, non entra più nessuno, però allora partivano 20-30 pullman alla volta di palestinesi di Haifa che andavano a Gaza a visitare Gaza, a parlare con Arafat, a far quello. È stato tutto un clima, anche quello molto artificiale, però loro, poi cos'è accaduto? Corruzione, fallimenti politici, le politiche di Israele, tutto quello di cui abbiamo parlato sino adesso, e loro dicono: ma questo qui non è fattibile, non è sostenibile, non è credibile. È parte di un piano che l'abbiamo vissuto prima noi e che ora si sta realizzando anche dall'altra parte. Quindi la loro prospettiva è molto più ampia. Loro, per esempio, tra loro trovi molta più gente che sarebbero favorevolissimi ad avere lo Stato unico, perché ovviamente loro realizzerebbero un'aspirazione, quella di essere uguali al 100% con un ebreo, cosa che oggi invece non è vera, perché in maniera strisciante, dietro le quinte, sotto il tavolo, loro sono invece soggetti a forti discriminazioni sul lavoro, nella vita di tutti i giorni, più che dalla legge, che la legge ovviamente è scritta in un certo modo e non nega certi diritti. Però se io faccio un esempio, se io faccio una legge dove dico che chi fa il servizio militare ha diritto ad avere a dei mutui a tassi agevolati rispetto a chi non lo fa, e poi lì chi fa il militare è il cittadino ebreo e il palestinese, cioè l'arabo israeliano come viene chiamato, non lo fa, è chiaro che quello lì già si vede. Poi non c'è una legge che nega ai palestinesi l'accesso a determinati lavori, però in Israele, questo lo ripetevo anche negli ultimi giorni, un palestinese che fa lo steward, l'hostess, una palestinese su la compagnia aerea nazionale, non c'è mai stato, perché si ritiene che comunque, anche se quello è cittadino, è potenzialmente pericoloso in quanto palestinese su un velivolo in volo, hai capito? Oppure, che so, in determinate industrie, apparati produttivi, i palestinesi non c'entrano, o se c'entrano sempre ai livelli più bassi. Industrie chimiche, non parliamo di quelle militari dove proprio impossibile, per cui loro sanno, e poi chiedono da sempre il riconoscimento come minoranza nazionale, che non gli è mai stato concesso. Quindi per loro, diciamo, quella prospettiva dello Stato unico, di tutti, con uguali diritti e uguali doveri, è una prospettiva accattivante, anzi la vorrebbero. Quindi la loro idea è molto diversa. Don Palestinese di Ramallah dice: no, ma io non voglio tra i piedi più i coloni, no? Mi accontento di avere uno Stato mio qui in Cisgiordania e basta, perché non ce la faccio più con questi israeliani in colonia, eccetera eccetera. Quindi è proprio tutta un'altra storia. C'è il signore lì che da tanto... Sì, un... anche se sono stato un po' anticipato nelle mie... da quello che è stato detto, se era lei che... Succede anche a me alle conferenze stampa, c'è sempre Pagliara che anticipa tutti. No, vabbè. Però comunque, ecco, io premetto che sono abbastanza legato al Medio Oriente, in particolare al Libano, per questioni personali, e oltretutto io ho potuto vedere purtroppo con i miei occhi la civiltà degli israeliani nel 2006, quando fui uno dei circa 800 italiani che erano ostaggio, non dico ostaggio a caso, perché lì poi venne fatto un velo sulla questione, eravamo ostaggio degli israeliani all'ambasciata italiana a Beirut, e sì, venivo rimpatriato. C'ero anche io, ma non ostaggio, come giornalista, allora forse un po' ci ricordiamo, e soprattutto come è stata negata la verità. Però appunto, no, questo è un preambolo per dire prima di tutto come Israele è riuscita a fare un'attività di lobbying costante, soprattutto in questi ultimi anni, per risultare appunto lo Stato civile, lo Stato, il baluardo degli interessi nostri, lo Stato che comunque difende la civiltà, e quindi anche facendo negare spesso l'evidenza, e questo si vede appunto per il fatto che mentre per il Sudafrica, nell'apartheid, ci fu una mobilitazione internazionale che a un certo punto portò a un'evoluzione della situazione,
Invece sulla questione israeliana e sulla questione israelo-palestinese c'è proprio una negazione dell'evidenza, una negazione praticamente a parte la società civile, a livello delle autorità, a livello istituzionale non c'è mai un'azione seria sul problema palestinese. E d'altra parte poi, l'altro problema, appunto come è stato anche accennato, è quello che poi mi fa dubitare anche della soluzione dello Stato palestinese di per sé, se è una soluzione che non viene guidata correttamente. I paesi intorno, il resto dei paesi arabi, come il rapporto che potrebbero avere con questo Stato palestinese, sono rapporti di pura convenienza, perché appunto io lo vedo dal Libano, come sono considerati i profughi palestinesi, che praticamente lì si mette la testa dentro il buco come lo struzzo e si fa finta che non esistano, non possono fare tantissimi lavori, non hanno neanche, hanno un passaporto loro particolare, che una volta mi è stato mostrato da un profugo, così, e si spera che le cose vadano bene finché poi non succede ogni tanto, non scoppia qualche bubone come appunto dopo il 2006 ci fu il caso di Nahr al-Bared nel nord del Libano, dove quei profughi, dove quel gruppo estremista fece quell'insurrezione che appunto costò anche parecchie morti anche dalla parte libanese, perché poi i libanesi ci vanno sempre a rimettere comunque. Però appunto quello che vedo io è l'assenza di un'idea in generale da parte dei paesi del Medio Oriente. Ci sono i paesi come il Qatar, l'Arabia Saudita, che poi addirittura tengono il piede in due scarpe, non lo fanno soltanto sulla questione palestinese, ma lo fanno anche in Libano, che finanziano un po' uno un po' l'altro a seconda delle loro convenienze, e tante volte addirittura tra ministri si litigano per le iniziative che hanno intrapreso. E poi in Medio Oriente, appunto, si è visto anche la crisi siriana, e sta ritornando a gamba tesa anche, sembra, l'iniziativa francese con i servizi segreti, con infiltrazioni in tante attività. Tutto questo mi fa intravedere un pochino, purtroppo mi fa vedere appunto con certezza il BAT, non riesco a vedere una soluzione, però la vedo molto più intricata rispetto a come era qualche anno fa. Hai fatto delle considerazioni giuste, però volevo un attimo aggiungere qualcosa, e cioè che secondo me, e questo vale per molte altre situazioni, dipende da quello che è la risposta degli altri, cioè se Israele o un altro paese applica determinate, poi tu facevi riferimento all'apartheid, eccetera, no? È perché ciò viene consentito. Tu hai detto c'è stata la risposta un tempo, poi non c'è stata più, credo l'avessi detto tu, non ricordo se qualche altro, però Sudafrica, sì, sul Sudafrica, no? E proprio questo è il punto, cioè le cose vengono attuate perché c'è qualcuno, cioè la cosiddetta comunità economica, la comunità internazionale che consente tutto questo. Non c'è un arbitro, perché gli Stati Uniti non sono certo un arbitro imparziale in quella vicenda, e quindi per questo le cose vanno avanti in quel modo. Perché Israele, così come altri paesi in altri contesti, fa la sua politica, ma da parte della comunità internazionale, soprattutto dell'Europa e degli Stati Uniti, questa politica viene non tollerata, ma approvata adesso. Hai capito? Cioè, questa cosa, se era vera prima, diventa ancora più vera adesso, perché ci sono interessi anche di carattere culturale, appunto, rispetto alla vicinanza che si sente con Israele. Io vedo che tanta gente dice vabbè, ma qua gli israeliani, una volta si diceva, hanno creato i giardini, le aiuole fiorite, no? Questa storia, hanno trasformato i deserti in giardini. Adesso queste cose qua non si dicono più, però si dice vabbè, ma qui hanno portato l'high tech a questi popoli, eccetera, no? Perché alcuni riconoscono che gli hanno insegnato i palestinesi a coltivare quando arrivarono. Sì, no, vabbè, adesso sto entrando, diciamo, però voglio dire, nella percezione, e questo è, però c'è anche una considerazione da fare, ognuno fa la sua parte, e io penso che i paesi arabi sicuramente non stanno facendo la loro parte per aiutare i palestinesi, proprio perché, come dicevi tu, ovviamente loro sono mossi da interessi come dire, del singolo Stato o all'interno di un sistema di alleanze, ma loro dei palestinesi non interessa assolutamente nulla, niente. L'altra cosa è gli stessi palestinesi, qui affrontiamo un altro problema, sicuramente loro devono
come dire, avviare o rilanciare o rivedere anche i loro atteggiamenti rispetto. Cioè non basta dire, vabbè, ma il sistema politico americano è governato o controllato dalle lobby. Sì, è verissimo. Perché loro non se la fanno anche loro una lobby? Ma vuol dire, ma cosa dice Michele Giorgio? Sì, le lobby negli Stati Uniti sono potenti, eccetera, ma gli arabi e i palestinesi negli Stati Uniti non sono una minoranza insignificante, è povera. Potrebbero essere una forza di pressione, se proprio loro ci temono. Io non credo che sia quella la strada, cioè di fare il lavoro di lobby come l'industria delle armi o la lobby filo-israeliana, eccetera. Secondo me non è solo quella o quella la risposta, ma se proprio voi ci tenete, ne parlate sempre della questione della lobby filo-israeliana che aiuta Israele lì nel congresso, ma i deputati americani, i senatori, non sono mica delle persone che sono lì che rispondono a bacchetta solo per motivi ideologici, sono i soldoni che contano. E negli Stati Uniti la comunità araba e anche palestinese non è assolutamente povera, allora perché non fanno come quegli altri che versano delle somme immense per un lavoro di sostegno a Israele, diretto o all'interno della politica? Quindi anche loro, se vogliamo parlare di questo piccolo aspetto, devono evidentemente rivedere. Poi io onestamente non credo molto che la risposta sta nel farsi amico un presidente. Io ho sentito diversi uomini politici palestinesi dire, vabbè, ma adesso va via Bush e viene Clinton, e Clinton è democratico, diciamo noi, oppure va via non andava più neanche bene Clinton, infatti molti palestinesi fecero il tifo a livello, ovvero parlo della gente comune, non per Gore ma per Bush, che poi abbiamo visto per 8 anni, perché dicevano, assi democratici, troppo alleati di Israele, questo invece è uno che se ne frega perché tanto è un ignorante, uno che sta nel Texas, pensa al petrolio, ed era effettivamente un ignorante, no? Però abbiamo visto questo ignorante che cosa ha fatto. Poi adesso arriva Obama, è arrivato Obama è uno. No, ma non è diventando amici di un presidente che si cambia la politica degli Stati Uniti, anche perché quello poi sceglierà sempre in base agli interessi strategici del suo paese, che sono di alleanza netta, precisa, costante su tutto con Israele. Tu devi entrare nell'opinione pubblica americana, nella società americana, stabilire delle relazioni con le società di tutti gli altri paesi, far sì che queste persone in questa sala facciano qualcosa per sostenere i tuoi diritti e molte altre migliaia ancora. È lì che si gioca la partita, nel cambiare non solo i governi o farsi amico un presidente, ma invece nell'avere sostenitori della legalità internazionale, sostenitori dei diritti dei palestinesi tra la gente qualsiasi, quella che noi chiamiamo la gente comune. Sta lì la grande sfida. Ecco perché loro, e in questi giorni l'ho ripetuto anche eccetera, credo che dovrebbero promuovere anche chi li vuole aiutare molto la cultura palestinese, quello che fanno, quello che sanno fare, cioè rappresentare quel popolo per quello che è, non un popolo solo di profughi e di gente che vive in condizioni terribili, oppure peggio ancora i terroristi, gli armati. No, rappresentare i palestinesi è quello che sono, un popolo con una vitalità intellettuale eccezionale, che ha prodotto da un punto di vista letterario e in tutti i campi delle cose molto interessanti, che però chi le conosce? E lì si gioca anche una battaglia. Se prima c'era un signore lì seduto che faceva riferimento a Yehoshua, cioè perché Israele investe delle fortune nella promozione, la promozione della sua cultura? Che qui non parliamo, parliamo proprio da parte dello Stato. In passato si è appreso, sono cose che hanno scritto i giornali israeliani, che a questi intellettuali, grandi scrittori, anche molto, molto omaggiati qui in Italia, riveriti e invitati regolarmente da Fabio Fazio a un tempo che fa, lo Stato garantiva un premio, dei rimborsi spese, quasi uno stipendio, ricordo, una cosa del genere, perché ovviamente un intellettuale che va all'estero e oltre a promuovere ovviamente la sua produzione da intellettuale, ma ovviamente porta anche un'idea di quella che può essere dell'idea del paese, la società libera, la società segue, ovviamente va sostenuto, fa un favore a quel paese. Ora il discorso, mentre dall'altra parte si deve fare in modo che non ci sia il riconoscimento del popolo palestinese come un popolo che ha tutto questo, che anch'egli ha tutto questo, la produzione letteraria palestinese
ovviamente non in termini quantitativi ma qualitativi, non inferiore a quella di nessun altro paese. Io ritengo alcuni scrittori, non lo dico per partito preso, un poeta come Mahmoud Darwish o un romanziere come Ghassan Kanafani, scrittori a livello di fama internazionale, per come scrivono, per come le raccontano le cose. Però perché quelli non vengono mai pubblicati dalle grandi case editrici italiane? Francesi sì, di altri paesi sì, non lo so, no. Mi dispiace ripetere cose che forse qualcuno che qui già ha sentito, forse ha partecipato ad altre serate, però io pongo sempre questo interrogativo, perché Mahmoud Darwish palestinese, che però è il più grande poeta contemporaneo arabo, che è stato pubblicato da tutte le parti, non è mai stato pubblicato da una grande casa editrice italiana? Perché, perché ci sono delle pressioni, perché pubblicare quel poeta che con la sua poesia rappresenta i sentimenti e le aspirazioni più nobili di un popolo e conferma che quel popolo esiste in tutti i suoi aspetti, è ovviamente, come dire, contrario all'altra narrazione, la narrazione di, e la descrizione di un popolo che è avanzato, libero, democratico, che ha grandi intellettuali, che ci insegna tante cose e ci manda anche i suoi accademici. Perché i professori universitari palestinesi non vengono a insegnare nelle università italiane? Qualcuno forse pensa che siano inferiori intellettualmente a qualcuno? Ci sono accademici palestinesi lì nelle piccole università, come pensiamo noi che siano piccoli, che sono degli intellettuali di fama internazionale, da altri poi, in altri posti. Vanno a insegnare negli Stati Uniti, parlano cinque lingue, potrebbero tranquillamente venire qui. Perché mai? Perché è evidente che c'è un processo in corso che serve a confermarci nella nostra testa che c'è una parte in quel conflitto che è la parte giusta, la parte che è vicina a noi, con i nostri valori, andiamo al mare e ci mettiamo in mutande, in topless sulle loro spiagge, allora devono avere per forza ragione perché sono liberi come noi, se sono uguali a noi hanno ragione, gli altri un po' di meno, anzi molto di meno. E quindi i loro professori possono venire a insegnare nelle nostre università e le loro università danno anche le borse di studio adesso ai nostri studenti per andare a studiare lì. Questi rapporti culturali, eccetera, sono di eccezionale importanza per creare dei legami tra le popolazioni, tra le nazioni, tra gli stati. Guarda caso, con i palestinesi questo non può avvenire. Ovviamente non è che questo accade perché c'è una legge che lo impedisce, ma di fatto, qual è l'università italiana che ha proposto ad un titolare di cattedra palestinese, casomai in America, persino in America, sì, sì, è considerato un intellettuale eccezionale, no. Cioè Edward Said in Italia, ma chi lo conosce? Cioè lasciamo perdere, cioè Edward Said, grandissimo intellettuale palestinese, lavorava tra l'altro in un'università privata americana, la Columbia, che è uno dei centri della cultura, eccetera, eccetera, quindi ampiamente riconosciuto, ma in Italia chi lo conosce? Sì, sono stati pubblicati in quel caso i suoi libri, ma proprio perché veniva dall'America, cioè voglio dire, era impossibile che quei libri pubblicati da grandi case editrici in altri paesi, mentre invece nel caso del poeta, della diaspora palestinese, dei sentimenti più nobili, Mahmoud Darwish, no, perché se lui poi parla di quelle cose che il suo popolo ha sofferto, e comunque Mahmoud Darwish non era neanche un poeta piagnone che stava solo a piangere su quello che era accaduto. Ghassan Kanafani, uno scrittore eccezionale, che io consiglio a tutti di leggere i suoi romanzi, ammesso che riusciate a trovarli in Italia. Non sapete leggere in francese. Però è questo, cioè è chiaro che anche da questo punto di vista si gioca una partita, un conflitto che è ancora aperto, persino forse più importante di altri che avvengono lì. Infatti, scusa, per concludere sul tipo di narrazione, ci sono difficoltà anche per intellettuali e professori israeliani che danno l'altra narrazione, ah, quella certo, non ufficiale. Questo è l'altro aspetto. Perché diciamo, Ilan Pappe, per esempio, è difficile trovare. Ci sono diversi accademici israeliani che ovviamente insomma fanno. Esiste in Israele una minoranza, esigua, eccetera, che cerca di lavorare per il diritto, tutte le cose che abbiamo detto, e che sono ampiamente boicottati, ma boicottati non solo dagli altri, che spesso accade in ogni società quando tu sei contro ovviamente diciamo, il consenso nazionale, si è bruciato, ma naturalmente sono boicottati anche dal resto del mondo solo perché sono boicottati in casa. Ora il caso di Ilan Pappe diciamo, è un caso un po' diverso perché lui è talmente
uno storico affermato e riconosciuto, che non possono fare a meno di invitarlo a tutte le università del mondo. Però ci sono altri esponenti della cultura o del mondo accademico israeliano che più o meno dicono, fanno cose simili, che non riescono ad avere quegli accessi proprio perché sono considerati troppo scomodi. Però la storia della Palestina moderna di Ilan Pappe non l'hanno più ripubblicata. Cioè noi abbiamo una grossa richiesta di questo testo e lo stiamo cercando. Però Einaudi non l'ha più ripubblicato. È uno dei testi più soft che è importantissimo. Sì, è importante per conoscere proprio le radici. È una storia, ecco. Posso fare una piccola su quello che diceva Michele? Sì. Noi a Pisa abbiamo proiettato un film che si chiama Atash. E ci hanno criticato pesantemente perché dicevano qui non si vede manco un soldato, non si vede l'oppressione, non si vede nulla. C'è proprio è una cosa che diciamo, fra virgolette, della militanza italiana che vuole vedere queste cose. Non c'è la tendenza di promuovere la cultura. Adash è un film di altissimo livello che è stato premiato, è un bellissimo film e abbiamo avuto questa difficoltà. È proprio un volersi mettere noi nel baratro anche. Continuiamo il processo del... Altre domande? Si può parlare di esodo palestinese e quindi un domani di rioccupazione dei palestinesi dei territori, cioè il giochino che ha fatto Israele a campo invertito, diciamo, cioè che i palestinesi in qualche modo rivendicano che vivono fuori. Guarda, la storia, diciamo, io non ho la palla di vetro per prevedere cosa accadrà tra 30 anni o tra 100. Tutto è possibile nella storia, tutte le condizioni sono ribaltabili, però al di là di questo credo che al momento, tenendoci, diciamo, al presente e al futuro immediato, la cosa più importante da fare è riconoscere che i palestinesi, non solo l'esodo, ma l'esilio permanente di questo popolo, di gran parte di esso, in altri paesi che non viene risolto, cioè almeno tentare di, non tentare, dobbiamo farlo, insomma si deve fare, cioè quello di dare piena dignità a questo popolo, di riconoscere la legittimità delle aspirazioni di questo popolo e non semplicemente cercare di dare ad una parte di esso, che sarebbe quello solo nei territori occupati, un contentino per mettere a posto la nostra coscienza, perché tanto il problema non si risolverebbe lo stesso. Quindi quello che accadrà in futuro onestamente non lo so. Io spero che in futuro accada una cosa, cioè che anche gli israeliani possano fare un salto di qualità e riconoscere la storia dell'altro, riconoscere l'altro, pienamente tutti gli israeliani, che questo è fondamentale. Ma se questo non accadrà, è compito della cosiddetta opinione pubblica internazionale, comunità, come la volete o la vogliamo chiamare, prendere le decisioni adatte per idonee per realizzare le aspirazioni legittime, sottolineo, di un popolo. Ringraziamo molto Michele e Giorgio per essere venuto qua, per averci dato nuovi spunti, oltre a quelli quotidiani che arrivano, appunto ci si può mantenere informati attraverso Nena News su internet, e oltre che sul Manifesto. Ringraziamo l'altro luogo per l'ospitalità e tutti gli intervenuti. Grazie a voi.